Ciao a tutti e benvenuti a questa nuovissima recensione dell'Attacco dei Giganti, terza stagione. Sicuramente vi starete chiedendo il perché di questa inquadratura molto più ravvicinata e soprattutto perché io stia utilizzando questo tono di voce molto più pacato e tranquillo. La mia gola sta molto a posto, non è questo il problema, come è già successo per altri video. Diciamo che la causa è una soltanto, ma prima qualche spiegazione. Questo video, come vedete dal titolo, parlerà sia della puntata 18 che della 19, perché non ho fatto in tempo a registrare la recensione per la puntata 18 singola, quindi ne parlerò in questo video. E la motivazione che mi spinge a parlare molto più tranquillamente, a parlare veramente col cuore di queste due puntate, perché queste due puntate mi hanno fatto commuovere in una maniera assurda, quindi voglio parlarne solo col cuore, in quello che è una sorta di flusso di coscienza senza copione né scaletta. Quindi vi chiedo scusa in anticipo se non parlerò nello specifico di alcuni avvenimenti che magari mi verrà in mente dopo di citarli in quello che avrei voluto fosse il video finale che state vedendo adesso, però vabbè, ne possiamo sempre discutere nei commenti qui sotto, quindi diciamo che se ne può sempre parlare dopo il video. Prima di cominciare, inoltre, vi ricordo che io ho realizzato una mia versione, diciamo, della sigla iniziale di questa seconda parte della terza stagione dell'Attacco dei Giganti. La trovate qui nelle schede, non mi ricordo mai esattamente, forse qua. Dai, oggi mi butto, secondo me sono qui le schede, spero di aver azzeccato. La trovate qui, ho praticamente pensato di sostituire la traccia originale con una canzone da me scelta, ovviamente editata per seguire a finché si potesse le azioni che si vedono su schermo, che ricordo sono state scritte per essere eseguite a ritmo con la canzone originale. Io ho cercato di fare del mio meglio, ma a volte non è proprio esatta la sincronia. In ogni caso è un esperimento che mi sono divertito davvero tantissimo a realizzare e quindi vorrei anche avere una vostra opinione, insomma commentate anche quel video. Detto questo, adesso parliamo della puntata numero 18, la puntata che, se non erro, si intitola Sole a mezzanotte o Sole di mezzanotte, questo non è molto importante. Quello che è importante è che una delle cose che ho notato subito di questo episodio è che è quasi del tutto senza colonna sonora alcuna. Tutta la puntata è fatta di dialoghi, tutta quanta la puntata è fatta di dialoghi, tranne per l'ultimissima scena, e la colonna sonora subentra proprio esclusivamente nell'ultima scena. E questa è una scelta che io ho adorato, perché nonostante a volte la colonna sonora possa e sia in grado di enfatizzare i momenti di pathos davvero vibrante che possono coinvolgere lo spettatore e fargli provare gli stessi sentimenti che stanno provando i nostri protagonisti, spesso però la scelta di non avere colonna sonora rende il tutto molto più crudo e molto più reale, e questa secondo me è stata la scelta vincente per l'episodio 18. Nell'episodio 18 cosa succede in pratica? Abbiamo le conseguenze della fine della battaglia di Shiganshina, che è stata vinta dai pochi membri rimasti dell'armata ricognitiva, perché nell'episodio 17 tutti i tre grandi giganti, quindi il bestia colossale e il corazzato, sono stati sconfitti. Reiner è tenuto lì fermo da Angie e qualche compagno di Eren. Abbiamo poi Eren stesso che è riuscito a togliere Bertold dal corazzato e Levi che ha sconfitto, purtroppo senza uccidere, il gigante bestia, che però è riuscito a scappare grazie a quel gigante quadrupede di cui tuttora non sappiamo nulla. Dunque, perché la scelta di non mettere colonna sonora per buona parte, per il 90% dell'episodio, è figa? Perché è tutto l'episodio, quasi tutto, è un dilemma morale portato avanti tramite i dialoghi delle due parti, diciamo, delle due scelte di questo dilemma. Perché da una parte abbiamo Levi con la siringa del gigante che può far tornare in vita, quasi, basta che non sia effettivamente morto ma in fin di vita, un essere umano trasformandolo in gigante per fargli poi divorare. Un essere umano che ha l'abilità di trasformarsi in gigante, in questo caso era Bertold o Reiner, perché tutti e due sono stati catturati, e quindi far ereditare a questa persona trasformata in un gigante pazzo il potere del gigante, della persona capace di trasformarsi in gigante che poi si mangerà.
E nonostante all'inizio l'iniezione stava per essere fatta ad Armin, perché era lì in fin di vita carbonizzato, che respirava malapena, noi pensavamo fosse morto nella puntata scorsa, invece ha ancora qualche filo di vita che potrebbe farlo sopravvivere se venisse trasformato in gigante e divorasse Bretold, proprio quando sta da usare la siringa, arriva quello che noi scopriamo chiamarsi Flock, che è l'unico sopravvissuto del reggimento fuori dalle mura che si è lanciato contro il gigante bestia, con Erwin in spalla che sta morendo dissanguato perché la ferita non vuole smettere di sanguinare. Non so se vi ricordate che nella puntata scorsa Erwin era stato il primo ad essere trafitto dalle rocce tirate dal gigante bestia. Lo vediamo nella puntata carambolare per terra, si presuppone morto perché deve avere un buco così tipo nella pancia, ma vediamo che è ancora vivo, ancora per poco, perché vediamo tutta la sua faccia, cioè lo disegnano molto bene, fanno capire che sta per schiattare da un momento all'altro. E quindi qua inizia il dilemma morale: chi tenere in vita, Armin o Erwin? E Levi non ha un cazzo di dubbio, perché a un certo punto, con la situazione davanti, esclama: io darò il siero a Erwin. E qui ovviamente inizia il conflitto tra lui e Eren e Mikasa, che vorrebbero salvare Armin. La logica vorrebbe che dovrebbe essere Erwin a essere salvato, perché è il comandante della matrice cognitiva, non solo è una persona essenziale, ma è anche un simbolo, il simbolo della resistenza contro i giganti, del combattimento per riconquistare la libertà fuori dalle mura. È l'incarnazione di un ideale, Erwin. È per questo anche che è molto importante. Allo stesso tempo, però, se ci pensiamo, anche Armin è l'incarnazione dell'ideale di vedere, di scoprire, di non rimanere chiuso in gabbia. È l'ideale del coraggio di rischiare le proprie vite per guadagnare qualcosa di più. Sono tutti e due ideali che andrebbero preservati alla stessa maniera, hanno la stessa importanza, ma l'iniezione è una. E hanno Bertold per essere divorato, o Reiner, anche se poi la scelta ovviamente ricade su Bertold, perché innanzitutto viene portato via dal gigante quadrupede Reiner, e in secundis, anche se in linea temporale in primis, Angie lo stava per uccidere, perché quando è stata mandata Mikasa a vedere come se la cavava Eren, ha visto la situazione, Mikasa ha sparato il razzo per dire che di Reiner non ci sarebbe stato più bisogno, perché in ogni caso ormai Armin è morto, hanno vinto, uccidetelo. Perché Mikasa ovviamente pensava che l'iniezione sarebbe andata ad Armin, che avrebbe divorato Bertold, che era già lì, non avrebbe avuto senso portare Reiner lì, c'era già Bertold. La scaramuccia, che diventa poi a tutti gli effetti un pestaggio con minacce di decapitazioni da parte di Mikasa su Levi, va avanti in quello che ha a tutti gli effetti un diverbio di idee. Alla fine, come si fa a scegliere chi deve essere salvato? Perché benché all'inizio sembri che sia Erwin la scelta più giusta, Eren fa notare una cosa, fa notare che è anche e a volte soprattutto grazie a Armin che sono arrivati fin lì. Sono arrivati fin lì perché Armin aveva capito chi fosse il gigante femmina. Armin aveva avuto l'idea, a quanto pare, di spostarsi di notte andando a Shiganshina. Armin aveva capito che il nemico poteva nascondersi dentro le mura e quindi ha fatto sì che la prima imboscata andasse a vuoto, anche se poi abbiamo visto che comunque non è che hanno fatto poche vittime i tre giganti nemici. E Arvin inoltre aveva sempre questo desiderio: io voglio vedere il mare, questo mitologico, grandissimo, infinito, quasi lago di acqua salata che tutti i mercanti del mondo non potrebbero mai prosciugare. Questa descrizione del mare su dei libri di testo ritenuti proibiti e sacrilegi dalla dalla gendarmeria centrale è una descrizione meravigliosa, perché immaginatevi un bambino che vede che si pensa che fuori dalle mura, anzi quel libro è certo che fuori dalle mura ci siano immense distese di sabbia rovente, grandissime distese di ghiacci congelati, grandissime distese di acqua salata. Immaginate quanto potrebbe essere il desiderio di un bambino di vederla, e immaginate in questi anni quanto può essere cresciuto questo desiderio nella mente e nel cuore soprattutto di Armin, dato che ogni volta si avvicinano sempre di più a poterlo fare veramente. E nonostante tutto, Armin ha rinunciato al suo sogno
per sconfiggere Bertoldi, assicurare alla razza umana la sopravvivenza. La stessa cosa che ha fatto Erwin, anche Erwin ha rinunciato al suo sogno di entrare nella cantina, di scoprire la verità per la quale è morto suo padre, per condurre le reclute all'inferno e dare a Levi una sola possibilità di sconfiggere, magari di ammazzare, il gigante bestia. Quindi qui, in questo momento, più che mai, Erwin e Armin sono due facce della stessa medaglia, che però non possono andare avanti assieme. Uno deve vivere e uno deve morire. One must die and one must live. Anche Flock fa una sua arringa a difesa di Erwin, dice che lui l'ha salvato perché capisce che solo una persona come lui può salvare l'umanità. Erwin è a tutti gli effetti, diciamo, un demone, se vogliamo. Ormai gli è rimasto pochissimo di umano, l'unica traccia di umanità forse che gli è rimasta dentro era forse il piacere, il desiderio di scoprire che cosa ci si celava in quella cantina, ma lui ha rinunciato a quel sogno per questo folle e unico piano per sconfiggere il gigante bestia, per sconfiggere Zeke. Ma alla fine anche Angie si intromette dicendo che è Erwin quello che deve essere salvato, perché a differenza di Armin, Erwin è più simbolo di salvezza per l'umanità, anche per la gente comune. Non so se vi ricordate, ma Erwin è forse il primo comandante dell'armata ricognitiva che non viene visto male dal popolo, perché le sue azioni sono quelle che hanno riportato un numero minore di vittime, ma a livello storico, cioè da sempre, l'armata ricognitiva non aveva mai subito così poche perdite da quando è sotto il comando di Erwin. Quindi non viene specificato, ma è sicuramente anche questo il motivo, cioè questa è la mia chiave di lettura che penso sia esatta, per cui Erwin è più indispensabile di Armin per l'umanità. E quindi qui abbiamo il tristissimo momento in cui Mikasa, Eren, Jin, tutti quanti danno l'addio ad Armin, che purtroppo deve morire perché Erwin deve vivere. E quindi abbiamo l'ultimo momento in cui Levi sta per fare l'iniezione a Erwin. E qua Erwin, forse con l'ultimo barlume di energia che aveva in corpo, alza la mano. Cioè, lo vedete che proprio, pam, l'unico braccio che gli è rimasto, che penso sia il destro, forse non me lo ricordo, perdonatemi, alza la mano come se fosse a scuola e per la prima volta noi sentiamo la domanda che fece a suo padre all'epoca, che innescò tutta la catena che portò il padre di Erwin, che era insegnante, alla morte. E la domanda è di una semplicità disarmante ed è bellissimo come una domanda così semplice possa scuotere le fondamenta dell'intera gendarmeria centrale e della famiglia reale Rice. Perché la domanda è una semplice: come facciamo a essere davvero sicuri che siano morti tutti gli umani? Questa domanda, che è una cazzata, perché è una cosa che francamente è venuta in mente a tutti noi, ma a tutti noi ragazzi, e non mentite, nelle primissime battute iniziali di questo manga barra anime. Cioè, come fanno a essere davvero tutti così sicuri che loro sono gli unici esseri umani sopravvissuti, quando sono in un'area talmente ristretta rispetto al mondo, che come cazzo fai a esserne sicuro? Che ne sa che non c'è un'altra comunità di esseri umani che è sopravvissuta nel mondo? E perché quindi i libri di testo dovrebbero dare per scontato un'informazione che non può essere verificata? Perché è un'informazione che non si può verificare. L'armata ricognitiva esce continuamente fuori dalle mura e non ha mai oltrepassato un certo tot di chilometri, perché i giganti o li ammazzano o devono rientrare, perché finiscono le provviste e tutto quanto. Quindi, a tutti gli effetti, per il popolo delle mura è impossibile stabilire con certezza se questa cosa si avvera o meno. Ed è bastato questo seme del dubbio a far sì che alla fine il padre di Erwin venisse ucciso, perché probabilmente gli era stata rivolta la domanda giusta. E qui abbiamo la presa di coscienza, l'epifania di Levi, che capisce che forse, dato che Erwin ha rinunciato a quel sogno conducendo le reclute in battaglia, è ora che riposi in pace. Perché è vero, Erwin è diventato un demone che prende la vita umana e la riduce a un'importanza pari a zero, perché non è importante al fine ultimo, la salvezza dell'umanità. La vita degli esseri umani
Erwin l'ha sempre vista come qualcosa di sacrificabile, la sua vita in primis lo era, solo che non ha mai avuto il coraggio di mettere in pratica al 100% questa sua idea, perché aveva il desiderio di dimostrare che suo padre avesse ragione, ma poi ha rinunciato a quel desiderio ed è andato in battaglia a morire. Quindi è giusto che questo demone venga lasciato in pace, questa volta per sempre. È giusto che Erwin finalmente possa riposare libero da qualunque fantasma del suo passato. E quindi l'iniezione viene fatta ad Armin, che prende Bertolt, e davanti ai suoi ex compagni Bertolt viene divorato dal gigante che è Armin, e alla fine vediamo Armin emergere dalla nuca di questo gigante completamente sano e salvo, in mezzo alle lacrime di tutti i suoi amici e in mezzo all'unica traccia di colonna sonora che inizia nel momento stesso in cui Bertolt viene afferrato da Armin per essere divorato. E qui finisce questo meraviglioso 18° episodio. L'episodio numero 19 si intitola poi, per l'appunto, La Cantina, ed è quello che effettivamente, chissà cosa succederà in questo episodio, no? È un po' come Goku sconfigge Freezer, ma chissà che succede. In ogni caso, lasciando perdere le battute facili, l'episodio inizia con una visione di Armin. Armin è salvo, ma non ha ancora ben capito cosa gli è successo, perché prima di svegliarsi ha una visione del gigante colossale che lo guarda e, parlando con la voce che penso sia quella di Bertolt, perché io non le riconosco in giapponese, dice: fa male, molto male, e vede davanti a sé il gigante colossale che piange. Armin si sveglia, vede che di fianco a sé c'è Sasha, che è stata ferita durante l'ultimo scontro contro il colossale, è in condizioni piuttosto gravi ma non è in pericolo di vita, ed è lei a quanto pare a dire fa male, quindi già qua ti fa venire il dubbio, non è che magari si è immaginato un po' la cosa. Secondo me no, però vabbè, di questo ne parleremo molto più avanti perché dobbiamo aspettare la prossima stagione, mi spiace. In ogni caso Armin si sveglia, non ha memoria di quello che è successo dopo l'esplosione di Bertolt che lo trasforma nel gigante colossale e che fa radere al suolo tipo metà del distretto di Shiganshina. Gli viene raccontato tutto, lui è scioccato, lui ha tutti gli effetti, adesso è il gigante colossale. Quindi abbiamo, tra le fila dell'armata ricognitiva, che ormai è ridotta a 9 persone, due esseri umani che possono trasformarsi in gigante. Abbiamo Eren che diventa questo gigante qua che, se ci pensate, non ha un nome preciso, cioè è un gigante, è diverso dagli altri giganti, ma non ha un nome tipo gigante bestia, colossale, corazzato, boh, non si sa come cazzo si chiami. E poi abbiamo il gigante colossale. A tutti gli effetti, il gigante colossale che fu quello che distrusse le mura, adesso è nelle mura ed è buono, in teoria. Quindi è un po' ironica la cosa, e soprattutto è abbastanza ironico che sia Armin ad averlo ereditato, ad averlo preso da Bertolt. Bertolt ovviamente è morto, perché Armin si è masticato la testa, fa proprio quasi vedere la scena in cui la testa esplode tra i denti di Armin nell'episodio 18, è davvero bella. Armin è molto sotto shock, però accetta la notizia. Il tempo di accettare la notizia, quasi di vomitare dallo shock di quest'ultimo avvenimento, e subito però ovviamente dice: beh, ma se la battaglia è finita e abbiamo vinto, anche se a caro prezzo, ci resta una sola cosa da fare: andare alla cantina. E quindi a cercare la casa di Eren con la cantina di Grisha Yeager vanno Eren, Mikasa, Levi e Angie. E qui abbiamo la scena a Marcord dell'episodio, perché anche qui tutto l'episodio è sostanzialmente basato sui dialoghi. Qua non c'è una singola scena d'azione, la colonna sonora comunque è molto presente, soprattutto durante i ricordi, e vediamo che, se ci pensiamo, a tutti gli effetti Eren e Mikasa tornano per la primissima volta a camminare in mezzo alle strade che avevano abbandonato 5 anni prima, quando il colossale corazzato avevano fatto irruzione nelle mura. Vediamo infatti i brandelli di una vita che ormai non può più esserci, non c'è più, e a un certo punto, esattamente come succedeva nel primissimo episodio, svoltano e vedono la casa così come l'avevano lasciata poco prima che la madre di Eren venisse divorata. Ovviamente con molte più erba, alberi, piante rampicanti, ma è quella la casa. Sono veramente a un passo da scoprire cosa c'è nella cantina del padre di Eren, di Grisha Yeager, che, vi ricordo, se
ve lo siete dimenticati, sembra che venisse da qualche parte da fuori, dalle mura. Chissà cosa si è portato come segreto, come rivelazione dentro nelle mura che ha tenuto custodito in questa cantina. Insomma, spostando un po' di macerie, trovano la cantina, aprono, scendono, si ritrovano davanti alla porta che dà direttamente nella cantina. Eren prende la chiave, ma non riesce a infilarla nel lucchetto perché la chiave non è quella. E qui già un attimo di panico, perché e mo arriva Levi che sfonda la porta, perché giustamente siamo arrivati fin qui, ma noi la tiriamo giù sta cazzo di porta, non ce ne frega se la chiave dove è quella, noi entriamo e vediamo effettivamente cosa succede. Ma quando entrano sembra non esserci nulla di strano, nulla, letteralmente sembra semplicemente lo studio di un medico che ogni tanto preparava medicinali, perché tutto fa presupporre quello, ma tutto deve far presupporre quello, perché sappiamo bene quali sono i metodi della gendarmeria centrale, sappiamo cosa è successo a padre di Erwin, e quindi Grisha si sarà tenuto bello cauto. Quindi a tutti gli effetti chi entra non vede nulla. Se non fosse che mentre Mikasa, anche lì presa da un vecchio ricordo di quando diede, probabilmente prima dell'ultimo disastro, perché era ancora lì la tazzina, quando diede appunto una tazzina a Grisha che stava andando giù a lavorare, la fa cadere e ne raccoglie la nota che nascosto nella scrivania c'è un buco di serratura, ed è la serratura che può essere aperta dalla chiave di Grisha Jaeger. Esce un cassetto piuttosto lungo con un doppio fondo, e una volta spostato questo doppio fondo ci sono tre libri che si suppone siano qualcosa di molto importante, perché anche la miscela di intrugli che era stata messa insieme a questi libri era per farli conservare il più a lungo possibile nelle migliori condizioni possibili. Probabilmente dentro quei libri ci sono scritte, riportate informazioni, testimonianze, qualcosa di veramente molto importante, e quindi deve essere quello il segreto della cantina. I nostri personaggi, Eren e Mikasa, insieme, e questa è un'immagine meravigliosa, aprono il primo libro e come primissima pagina c'è un'immagine. Un'immagine che, se guardata attentamente, fa vedere Grisha Jaeger, palesemente abbastanza giovane, con una donna che non è la madre di Eren e un bambino che non è Eren. Guardando meglio questa immagine, dicono, ma non è un ritratto, è troppo dettagliato per essere un ritratto. Girandola c'è una scritta a mano di Grisha Jaeger che dice, inizia proprio, questa immagine non è un dipinto. Questa immagine si ottiene tramite un processo speciale di impressione della luce su una carta ben specifica. Si chiama fotografia. Io provengo da un mondo fuori dalle mura dove gli esseri umani vivono una vita agiata. La razza umana non si è estinta. E io vi giuro che al solo ripetere queste parole ho i brividi, e non sono di freddo perché qua si collassa di caldo. E l'episodio si conclude entrando pian piano durante questa frase dentro nella ending finale, appunto la sigla finale di ogni episodio. Vi giuro ragazzi, io ho versato un paio di lacrime in questo punto, perché era tutto perfetto. Era tutto messo in scena nel migliore dei modi, secondo me. Non che si potesse immaginare tanto altro alla fine, altri modi in cui mettere in scena questa, che a tutti gli effetti è una grande rivelazione, una big revelation, ma comunque non ve lo faccio il big revelation, perché qua sto veramente parlando col cuore. È una cosa meravigliosa quella a cui ho assistito in questo 19° episodio. Se non fosse che mi hanno ancora di più spiazzato quando, dopo i titoli di coda, hanno mostrato Grisha Jaeger e sua sorella Faye da piccoli, hanno fatto vedere, hanno anticipato, mannaggia, quello che verrà nelle prossime puntate, hanno fatto vedere l'inizio della storia di Grisha Jaeger, perché poi, proprio quando Grisha prende sua sorella per mano e corre ad andare a vedere il dirigibile dove atterra, sì, perché nel mondo da cui viene Grisha Jaeger il livello tecnologico è infinitamente più alto di quello che c'è nelle mura. Abbiamo i dirigibili, abbiamo cose che volano. Cioè, ma di che cazzo stiamo...
in che anno siamo, dove siamo, come siamo, perché siamo, cioè già solo la frase della fotografia lasciava spazio a migliaia di speculazioni, perché ok, la fotografia, quindi dobbiamo supporre che l'invenzione della fotografia sia contemporanea a quando è successa nel nostro mondo, quindi abbiamo bene o male, cosa siamo, intorno alla metà degli anni XIX secolo, 1850, oddio non mi ricordo, perdonatemi se dico strafaccioni, ma storia io andavo sempre malissimo, e quindi può essere che sia lì oppure sia addirittura nel futuro, però gli abiti sembrano quelli di fine 800, dell'epoca vittoriana, gli abiti dei tizi in foto, però dentro nelle mura abbiamo il velo tecnologico, a volte un po' steampunk, basti pensare al dispositivo di manovra tridimensionale, che sì, abbiamo i fucili e le pistole a carica singola, i cannoni, però abbiamo ste cazzo di cose che sparano corde e si muovono con propulsione a gas, cioè voglio dire, non si capisce nemmeno in che anno potremmo essere nelle mura, figuriamoci fuori, cioè con che criterio io penso, allora in base a quello che si è visto nel flashback di Grisha, devo spararne una, siamo nel 1950, 1960 a dir tanto, ma la presenza dei dirigibili, ecco la presenza dei dirigibili è una cosa figa, perché in quasi tutti i futuri distopici hanno i dirigibili, cioè nell'immaginario collettivo, quando sei in un mondo che e la gente usa i dirigibili per spostarsi, è un mondo distopico, cioè sempre così. In Fringe, stessa cosa, l'universo alternativo di Fringe usava i dirigibili come maggior metodo di spostamento aereo, e qui la stessa cosa, cioè penso abbia attinto un po' Isayama questa figura mitologica del dirigibile o degli universi alternativi o degli universi alternativi distopici, e infatti vediamo che quando Grisha e sua sorella Fei escono di casa, la madre dice non dimenticatevi della fascia del braccio che è già su una sorta di segno a stella, e mi raccomando non uscite dal muro, e poi vediamo che il muro a tutti gli effetti separa quello che sembra una parte della città dall'altra ed è sorvegliato da guardie armate. Quando i due bambini lo oltrepassano, le guardie si gettano al loro inseguimento. Cioè, di che cazzo stiamo parlando? Cioè, le fasce ricordano anche la marchiatura degli ebrei o comunque di chi era diverso durante la dominazione nazifascista, quindi, ma cioè, ti esplode la testa, furia di teorie, siamo in un futuro dove la dominazione, cioè la discriminazione nazifascista non è verso gli ebrei ma verso altri tipi di persone, Grisha era ebreo, cioè Grisha Jäger effettivamente potrebbe essere un nome di derivazione tedesca polacca, può essere, quindi cioè dentro nelle mura ci sono gli ebrei, cioè a cazzo, cioè non lo so, io vi giuro, adesso io so già tutto, ma vi giuro che mentre leggevo le cose sul manga per la prima volta, il mio cervello stava collassando, perché stavo pensando a una marea di cose e ve le sto riportando quelle che sto pensando, perché guardando questi episodi io sono entrato nello stesso identico mood in cui ero quando lessi per la prima volta questi avvenimenti su carta stampata. Questa è una cosa meravigliosa, è per questo che io mi sono commosso nel XVIII, ma soprattutto qua nel XIX, cioè a sentire letta la frase di Grisha Jäger dietro la fotografia dalla voce di Angie che man mano scompare diventa quella di Grisha Jäger, cioè questo espediente di messa in scena, io c'avevo la pelle d'oca, avevo i piedi dritti pure sul cazzo, cioè è inconcepibile quanto io sia rimasto colpito da questi, io non credevo, perché ok sì io so già tutto, sarà bello vedere la messa in scena, ma sono stato a tutti gli effetti teletrasportato indietro di anni, perché ormai si tratta di almeno 2 o 3 anni, almeno 2 anni, forse non 3 ma 2, da quando avessi per la prima volta il capitolo a cui si riferisce questo episodio, e porca Eva, mi sono sentito nello stesso identico modo, nonostante io sappia esattamente dove andrà a parare tutto quanto, e questo deve pur dire qualcosa sulla bontà e sulla qualità della messa in scena di questo episodio. Allora, giusto per darvi un paio di coordinate, l'episodio 18 traspone i capitoli 83-84 del volume 21, mentre l'episodio 19 traspone solo invece il capitolo 85, perché essendo basato tutto sui dialoghi, una messa in scena animata ovviamente porta via molto più tempo rispetto a scene di battaglia. Infatti è il primo episodio della seconda parte della terza stagione a non trasporre 2 capitoli precisi, traspone solo un capitolo e le primissime pagine del capitolo 86 in questa scena post-credit in cui vediamo Grisha Jäger da bambino. Tra l'altro il numero 21 è stato venduto anche in un'edizione con copertina variant, che è bellissima perché è praticamente un'immagine unica, vedete? È davvero davvero bella, disegnata da Checchetto, mi pare, giusto? Aspetta che controllo.
Sì, Marco Checchetto, che porca Eva, se ha fatto davvero degli ottimi disegni, è riuscito a rendere, ve lo faccio vedere un po' zoomato, ecco, senza magari riflessi, cioè guardate i dettagli del gigante colossale, è davvero davvero meraviglioso. Insomma, copertina variant che purtroppo mi pare sia andata esaurita, provate a cercare in giro, ma secondo me la rivendono solo privati a prezzi esorbitanti. Costava un po' di più, costava 50 centesimi in più perché era 5 euro e il volume normale costa 4,50. Comunque è davvero davvero fatta bene, tra l'altro viene rispettato anche quel piccolo flash forward che c'è prima che venga letta la frase dietro la fotografia, ossia vediamo il momento in cui l'armata ricognitiva, le 9 persone sopravvissute all'armata ricognitiva, rientrano dalla missione annunciando il successo e quindi la riconquista completa del Wall Maria, cioè l'hanno ripreso tutto a tutti gli effetti perché le brecce sono state chiuse e i nemici sono stati sconfitti. Diciamo che restano i giganti selvatici volendo, ma veramente questa è poca roba, anche perché se vi ricordate nelle scorse puntate facevamo vedere nella prima parte ancora che c'era questo il martello ammazza giganti, insomma, che riusciva a far sì che i giganti morissero senza che nessuno li ingaggiasse in combattimento. Era quell'invenzione straordinaria per cui Angie si gasava tantissimo, era davvero davvero una cosa figa. E quindi c'è questo flash forward e facciamo vedere che rientrano e Eren ha in mano tutti e tre i libri. Tra l'altro sembra una scena tipo quella di episodio 8 quando la tizia Rey se ne va con i libri degli Jedi, insomma, cioè, mi ha ricordato un po' subito quella scena, insomma, vabbè, piccolo excursus mio. Però dopo questo piccolo flash forward abbiamo la lettura della frase della fotografia per le Doca a non finire e poi la scena post crediti che fa vedere Grisha da giovane. Capiamo che in quel momento, perché questa scena inizia con spesso mi sono chiesto da dove avrei dovuto incominciare a raccontare questa storia, ogni volta che me lo chiedevo mi tornava in mente quel giorno, esattamente come Eren gli torna in mente quel giorno in cui il colossale attaccò il distretto di Shiganshina. Cioè il padre di Eren ha vissuto anche lui un quel giorno che non sappiamo ancora come, ma ci verrà detto, ve lo dico già, si saprà tutto, veramente. Lo porta dentro le mura. Qua, secondo me, molti di voi si abbandoneranno sulla sedia in preda ad un orgasmo sia fisico che mentale, perché a me è successo così, quando viene raccontata tutta la storia di Grisha e un sacco di retroscena collegati alla sua storia che si collegano perfettamente alla storia di adesso. E vi anticipo che nelle prossime puntate ci sarà un colpo di scena che tuttora nel manga uscito in Giappone ancora non è stato spiegato e io quasi me ne ero dimenticato, ma appena l'ho riletto ho detto cazzo, io come ho fatto a dimenticarmi questa cosa che viene quasi buttata lì ma che ha un'importanza ai fini della trama orizzontale completa dell'opera gigantesca. E se i miei ingranaggi girano bene, io ho formulato anche una teoria che se me la fanno così, cioè l'attacco dei giganti diventa il manga migliore del mondo, cioè mamma mia. E io ho fiducia su questa cosa perché anche tutte le teorie che avevo fatto prima di entrare in questa cazzo di cantina erano belle, ma mai belle quanto la storia vera. Cioè questo credo sia un pregio di quest'opera, nel senso che per quante teorie fan facciano belle, la spiegazione vera è ancora più soddisfacente, è ancora più soddisfacente di qualunque fan theory. E di solito non succede così, perché di solito le opere si perdono. Io mi ricordo le teorie di Naruto quando ancora non si era capito bene quale fosse il piano di Madara eccetera, che erano più belle alla fine di quello che si è visto sul manga. Cioè quello che abbiamo visto nel manga non è che era una merda, però secondo me non è mai stato il massimo alla fine l'arco narrativo finale di Naruto. Vabbè, non dilunghiamoci. L'attacco dei giganti invece sta continuando a soddisfare oltre ogni aspettativa per me e per molti altri, magari non so per voi sinceramente, ma per me è un continuo crescendo di bellezza, di trama, di esplorazione dei personaggi. È tutto sempre migliore, sempre più bello, e secondo me è molto difficile che il finale scazzi, perché se i presupposti che hanno buttato dentro, tra cui questo colpo di scena, diciamo, che di cui vi ho appena parlato, cioè, non ve ne ho parlato, ma che vi ho appena menzionato, lascia intendere una cosa che è meravigliosa, è troppo
bella. Io non vedo l'ora di vederla su schermo, perché sarà sicuramente ancora più bella. No, di vederla su schermo, di vederla su carta, perché sto leggendo il manga. Secondo me sarà ancora più bella di come me la sono immaginata e avrà una spiegazione ancora migliore. Io ho davvero pochi dubbi su questo. Insomma, queste puntate sono state meravigliose. E ragazzi, vi lancio un appello: se state seguendo solo l'anime, non leggete il manga. Godetevi una puntata a settimana, fate frullare il cervello, fatelo ragionare, fatelo squagliare talmente ci pensate, perché secondo me il bello delle puntate che verranno è gustarsene una a settimana e godere appieno di ogni grandissima rivelazione che ci sarà in ogni episodio, perché vi assicuro che da qui per almeno 2-3 puntate, ogni puntata sarà un susseguirsi di rivelazioni e di magnificenza che alla fine, credetemi, vi sarà piaciuto averlo scoperto una puntata alla volta, così come io all'epoca lo scoprì un capitolo alla volta. Secondo me è questo per adesso il modo migliore di godere di quello che sta per arrivare in quest'opera, nell'Attacco dei Giganti. Poi, vabbè, diciamo che il vostro cervello frullerà comunque anche se vi leggerete tutto il manga, perché in Italia cioè, è il volume 21, siamo al volume 26 o 26 mi pare, quindi cioè, voi potete benissimo andare in fumetteria e spoilerarvi per dire le cose, ma io vi prego, se seguite solo l'anime, non fatelo, non fatelo, perché alla fine sarà più bello, credetemi, credetemi, questa è una di quelle cose da gustare piano piano. Io capisco la curiosità che potete avere perché l'ho provata anch'io sulla mia pelle, eppure adesso che io so esattamente come va tutto, io non vedo l'ora di vedere la prossima puntata, io non vedo l'ora. E io so già tutto, l'ho visto 2 anni fa, io so già tutto, ogni cosa, di quello che vedrete da qui alla fine della terza stagione. E poi io non vedo l'ora di vedere la puntata, quindi io non oso immaginare voi che seguite solo l'anime quanto cazzo starete in fibrillazione, quanto cazzo si starà sciogliendo il vostro cervello, vi starete scervellando per pensare a cosa cazzo, dove cazzo andremo a parare. Io vi assicuro che qualunque cosa penserete vi stupirà completamente. Isayama è... non lo so, io se domani Isayama mi annuncia che faccio un nuovo manga, io lo leggo. Non faccio come quello di Naruto, annuncio un nuovo manga, non me ne frega un cazzo perché l'ha fatto finire col culo Naruto. Ma Isayama, anche se non è finito l'attacco dei giganti, io lo inizio il suo nuovo manga. Me ne frega un cazzo. A me piace tantissimo come delinea i personaggi, come disegna no. Però sta migliorando. E come delinea la trama. È riuscito nell'attacco dei giganti a partire da uno shonen abbastanza puro e a finire in un thriller fantapolitico. E io non vi dico che cazzo sta succedendo nei manga adesso che stanno uscendo in contemporanea in Giappone, perché dovrei fare un altro video di 2 ore. Comunque, allora, mi riprendo un attimo perché c'erano delle cose che io volevo dirvi. Allora, io non so se avete notato, e io questa cosa appena l'ho notata, all'inizio ho detto ma che cazzo sta succedendo, poi ho capito cos'era in realtà come natura e l'ho apprezzata tantissimo. Quando Armin si sveglia che si abbraccia con Eren nell'episodio 18, lo stile di disegno cambia drasticamente perché torna a essere esattamente quello che era nella prima stagione. Allora, l'Attacco dei Giganti è sempre stato animato e disegnato bene, ma nella prima stagione c'era una cosa che a me dava tanto fastidio: spesso i contorni più esterni dei personaggi erano disegnati più grossi e neri, molto più neri, molto più calcati, come se al posto di usare la penna per disegnare hanno utilizzato un pantone di mezzo centimetro. E era un tratto peculiare, diciamo, lo vedevi le prime volte e poi non ci facevi neanche più caso. E soprattutto questo enfatizzava le scene di tensione, infatti questo tratto ingrossato si vedeva magari quando c'era in ballo, cioè la posta in gioco era alta, quando c'era un discorso importante. Io me lo ricordo tantissimo quando stanno puntando tutti i cannoni a Eren, che non ha ancora ben capito che lui può trasformarsi in gigante perché si è appena risvegliato, e mentre c'è il gendarme che parla spesso lo vediamo con i contorni ingrossati proprio perché per dargli importanza. Insomma, è una scelta stilistica che io capisco ma non condivido più di tanto. E questa scelta stilistica identica si è verificata durante la piccola sequenza dell'abbraccio tra Armin dopo che si è risvegliato e Eren. E lì infatti io dicevo ma che cazzo, siamo regrediti un attimo alla prima stagione, e poi invece il tratto è tornato normale. Quindi a tutti gli effetti i primissimi minuti di quando Armin è sveglio
i primissimi secondi, scusate, quando Armin si sveglia, sono disegnati come la prima stagione per citare la prima stagione, perché effettivamente Armin ha rischiato di rimanerci secco secchissimo. Invece, grazie al cielo, io sono contento di questa cosa, in questa puntata lui si risveglia e i tre protagonisti tornano a essere uniti esattamente come lo erano nella prima stagione, dopo una battaglia che ha quasi decretato la morte di uno di loro, la morte del più innocente, la morte del più puro di loro, di quello che ti sarebbe dispiaciuto di più se fosse morto e stava per morire in un atto estremamente coraggioso che neanche Eren e Mikasa messi assieme sarebbero stati capaci di fare. Quindi ho apprezzato davvero tantissimo questa citazione al design di come veniva animata la prima stagione dell'Attacco dei Giganti. Se non l'avete notato, tornate subito a vederlo. E io appena, cioè io all'inizio ho detto, ma hanno cambiato gli animatori, hanno ripreso quelli della prima stagione, e invece no, era una citazione, cioè è stato davvero davvero bellissimo, l'ho apprezzata davvero tantissimo questa scelta. E poi ragazzi, io nella puntata 18 prima non l'ho detto, ma la morte di Erwin, Erwin alla fine viene, non viene fatto vedere morire, se ci pensate, viene fatto vedere dopo la trasformazione di Armin e viene fatto chiaramente intendere che era già morto da un po'. E secondo me quello è stato il modo migliore di dire addio a Erwin, cioè non far vedere che esalava l'ultimo respiro eccetera, ma alla fine di farlo vedere che è morto quasi come un soldato qualunque, quasi come un uomo qualunque, non ha avuto la sua epica scena dell'ultimo respiro eccetera, semplicemente si è addormentato per sempre e a pace, cioè finalmente quell'uomo a pace. Quell'uomo che in queste stagioni ha perso, cioè nella sua vita ha perso tutto, ha perso ogni cosa, compagni, amicizie, ha perso persino il governo che serviva, è stato distrutto da lui stesso, ma io immagino soltanto come debba essere traumatico il fatto, sì è vero, lui da sempre un po' disprezzava il governo che aveva adesso, però immagino l'euforia che stesse solo provando nel momento stesso in cui il falso governo è caduto, cioè quell'uomo ha vissuto una vita che secondo me, a netto di tutte le sofferenze, perché deve aver sofferto un sacco, valeva la pena essere vissuta, è stato sicuramente uno dei personaggi più influenti di sempre, di questo anime, di quest'opera, di questo manga, insomma di tutto il mondo dell'Attacco dei Giganti. E alla fine senza vederlo spirare, vederlo semplicemente lì, senza vita, addormentato, in pace, che è riuscito a liberarsi del fardello che era il suo desiderio di entrare nella cantina, perché alla fine era diventato quello, ragazzi, che se ne dica, ormai era un fardello, non era più un desiderio di vita, era un peso che anche grazie all'aiuto di Levi si è liberato e quindi ha potuto finalmente lasciare questo mondo in pace. Io credo che non serva altro, sinceramente, per farvi capire quanto io ami profondamente il personaggio di Erwin Smith. Solo tantissimo grande amore per Erwin Smith. Bene, direi che il video possiamo concluderlo qui, io non ho altro da dire, o meglio, potrei averlo se pensassi un attimo a mente fredda agli ultimi episodi, ma io non lo voglio fare, io voglio che questo video rimanga così, col cuore, perché queste due puntate sono state meravigliose. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link ai miei social, seguitemi Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, vabbè siete già, o un canale Telegram o Twitch, insomma seguitemi anche lì, e sempre qui sotto in descrizione trovate i link che portano le merchandise a tema Attacco dei Giganti reperibili su Amazon. Vi ricordo che Amazon mi paga una piccola percentuale sul venduto per ogni prodotto che acquistate dai link qui sotto, ma questo non maggiora il prezzo che voi pagherete, quindi per voi non cambia assolutamente niente, per me potrebbe essere una barretta di Kinder cioccolato in più al mese, ecco, insomma davvero non mi resta altro da dirvi, non spoileratevi niente ragazzi, state seguendo solo l'anime, e anche per oggi è tutto, da Matti Ammazzo, ciao a tutti.